Benvenuti, bentrovati, eccoci, nuova settimana, nuova serie dedicata a Filo Diretto. Saremo insieme per la prossima mezz'ora, il numero lo sapete, 0131 23 10 92, per commentare le cose che insomma ci interessa di più, ci interessano di più. In questo periodo naturalmente c'è una guerra che viene minacciata ogni giorno e che per quanto si tenti di non prenderla in considerazione, di non guardarla, di non volerci in qualche modo credere, la guerra è quasi sulla porta di casa, sta per iniziare almeno in quella zona, ma una guerra che coinvolgerà comunque tutto il mondo e soprattutto l'Europa. Se non fosse, forse anche solo nelle conseguenze economiche, nelle conseguenze che magari condizioneranno la vita di tutti noi, ma che comunque, anche se non porterà vittime o cose di questo genere, sta già creando un serio panico nelle borse, nello spread, in mille cose. Non potremo ignorarla, anche se sembra lontano da noi. Abbiamo già a che fare con le bollette del gas, con tutte queste difficoltà e ci renderemo conto pian piano di quanto questa minaccia, questi eventi di guerra in qualche modo influiranno negativamente ancora su di noi. Poi oggi è l'anniversario, il secondo anno della scoperta del Covid, del coronavirus, avremo modo di parlare anche di questo. Ma sentiamo la prima telefonata, pronto? Buongiorno signor Vinci, sono Gino d'Alessandria. Buongiorno Gino. Niente, volevo tornando a delle notizie dei giorni indietro per quel ragazzo che è morto sul furgone della ditta Sì. mentre andava a fare i moschetti, andavano a fare un impianto di riscaldamento, l'altro, e mi va bene, hanno fatto manifestazioni, scontri con la polizia, ma quando ne muoiono 4, 5 o 10 per notte a sabato sera, io ho mai visto una manifestazione contro le discoteche. Cos'è? Per la discoteca si può morire, per il lavoro no, a parte che quello è stato un incidente stradale, perciò no, l'altro no, gli è caduta una putrella addosso, perciò probabilmente non c'era le sicurezze della. Però vedo sempre le fiaccolate, le contro le cose più assurde. Quando appunto succede il resto con tanti morti, contro l'alcol, la droga nelle discoteche, la morte sulle strade al sabato sera, nessuno manifesta. Grazie, signor Grazie, Vinci. grazie a lei, buongiorno. Beh, sono due cose comunque gravi, molto gravi, ma molto distanti tra loro. Uno è il fatto che bisognerebbe garantire assolutamente la sicurezza dei nostri figli quando vanno a scuola e per quanto sia, diciamo, una dimostrazione di buona volontà quella di risolvere il problema ai ragazzi che devono essere introdotti nel mondo della scuola, se poi non si seguono quelle condizioni di sicurezza, non si rispettano, ma anzi si cerca di utilizzare solo la parte economica conveniente, di sfruttare un po' questi ragazzi a fare dei lavori che altrimenti bisognerebbe pagare in altro modo, ecco allora diventa lì immorale la cosa e per questo le proteste dei ragazzi nella scuola. Poi bisogna dire che le proteste dei ragazzi sono rimaste l'unica cosa che veramente in questo paese ha qualche cosa di innocente, cioè voglio dire, parte dall'interno, non da un condizionamento politico, non da un'appartenenza politica, ma parte dalla voglia di questi ragazzi per dire noi rifiutiamo ciò che non è giusto. Non significa che hanno sempre ragione tutti per ogni loro tipo di battaglia, però avete visto le proteste degli studenti e poi riguardano molte cose che solo dopo molto tempo prendiamo in considerazione anche noi, voglio dire, Greta Thunberg all'inizio ci si rideva, oggi ci si rende conto che le condizioni climatiche sono cambiate, che
si rende necessario un intervento al più presto, non piove da non so quanti mesi o non in maniera sufficiente, non in maniera da poterla definire pioggia, si stanno lamentando tutti, da agricoltori, ci sono problemi in ogni tipo di settore, cioè stanno per sparire anche alcune attività commerciali perché se non c'è la pioggia non si può intervenire con l'irrigazione artificiale per molte cose. Questo della lotta tra scuola e lavoro eccetera eccetera è giusto. Quello che dice lei della violenza nelle discoteche, della droga, era ieri sera, se non sbaglio, per la prima volta l'ho visto affrontare in un TG dove si parlava degli accoltellamenti a Milano, cioè nella stessa notte ci sono stati 5 accoltellamenti perché la vita notturna sta diventando fuori controllo, sta andando totalmente fuori controllo e allora comincia a diventare un problema non più in qualche modo occultabile, non si può più nascondere, sta venendo fuori. Ho visto 10-15 speciali negli ultimi periodi che parlano della violenza dei ragazzi, ma già al pomeriggio delle bande. E si sta tentando di porre rimedio a questa cosa, di cambiare forse qualche legge, quindi il problema per dire non è solo alessandrino o torinese o magari milanese, se non sbaglio a Padova sono stati identificati 1000 ragazzi che fanno parte di bande che agiscono proprio in maniera al di fuori della legge, devastando e facendo. Ne parleremo ancora, sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta, parliamo di sti ragazzi che entrano nel mondo del lavoro. Sì. Gli danno 4 soldi, il stipendio minimo, 600 o 700 euro al mese, 800, quello che è. Sì, adesso oramai non si sposa più nessuno, vanno a convivere. Qua, tra l'affitto, le spese di gestione, acqua, luce, gas, via dicendo, nasce un bambino e sto bambino crescendo, la moglie a Torino, il marito a Milano e vengono fuori tutti questi ragazzi che fanno del bordello in giro, fanno la banda dei gay, tutte queste cose lì. Ma sti politici, ma si rendono conto cosa fanno con lo stipendio minimo, via dicendo, ma loro vivono con 800 euro al mese, paga l'affitto, paga la luce, il riscaldamento, il gas, e poi si convivono e dovevano finire, nasce un bambino, doveva finire il bambino, uno va a Milano, l'altro va a Torino e i figli vengono su come vengono su. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. Quando si parlava anche la scorsa settimana abbiamo citato questo fatto che non si può pretendere di avere una vita normale o di avere, come posso dire, una società normale senza garantire lo stipendio minimo sufficiente per arrivare alla fine del mese per poter pagare non solo la luce, l'Enel, le bollette, comprare la pasta, la carne, eccetera, eccetera, ma in qualche modo garantire una vita dignitosa, che è fatta anche, per fortuna, di altre cose, che sono sempre state presenti nella nostra società, ma che adesso spariscono sempre di più perché non c'è più margine. Non c'è più il margine economico, in fondo gli stipendi, il potere d'acquisto degli italiani è diminuito, mentre in Spagna, in Francia, in Inghilterra, in Germania, in alcuni paesi, anche i più piccoli, la Lituania se non sbaglio, l'Estonia, sono addirittura gli stipendi decuplicati, è vero lì erano molto bassi prima, ma sono cresciuti tantissimo, in Polonia, in altre zone che prima avevano una ricchezza pro capite molto molto bassa, oggi sono cresciuti tutti, gli unici a rimanere immobili sono stati gli italiani, però pretendiamo le stesse cose, però aumenta la bolletta del doppio dell'Enel, aumenta la bolletta del gas, se ti arriva una multa ti arrivano delle cifre che sono allucinanti, che uno dice forse non hanno capito bene quanto deve lavorare uno che poi magari
si è dimenticato la macchina per il divieto di sosta, per il lavaggio strade, perché se l'è dimenticata. Ci sono tantissime cose che contribuiscono nel corso di un mese a far spendere i soldi, a non permetterci più di mantenere moglie e figli o di doverli costringere a lavorare sin da giovanissimi, a uscire di casa o a lasciarli insoddisfatti o non avere neanche quei 10 euro da dargli come paghetta settimanale o quei 50 euro per permettergli di avere anche per loro una vita dignitosa. E allora da questo presupposto forse partono molti, molti dei problemi. Problemi sociali, problemi di insoddisfazione generale, problemi di ragazzi che evidentemente, soprattutto quelli che hanno famiglie piuttosto difficili, che non arrivano neanche ad avere uno stipendio normale. Io stavo guardando ieri sera cosa guadagnano questi ragazzi che consegnano le pizze, no? O quelli che fanno le consegne, non importa per quale società, ci sono 10 società che fanno le consegne in giro. Stavo guardando e c'è una specie di piattaforma dove si confrontavano con gli altri paesi. Un ragazzo che fa questo lavoro è garantito per 10 ore tipo di lavoro e il totale sono 200 euro. Io chiedo come si possa fare a pensare che questi ragazzi poi riescano a stare al mondo, ad avere un futuro, a programmare una famiglia, qualcosa del genere. È impossibile, così come la precarietà, nessuno più assume, quindi come fa una famiglia ad esistere? Cioè stiamo disgregando tutta la situazione societaria. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono in linea? Sì, è in linea, prego. Sì, mi chiamo Bruna e telefono da Oviglio. Buongiorno. Ho un marito invalido e il 16 di febbraio, esattamente a un quarto alle 10 al mattino, ci siamo recati in, io dico la via, non dico l'istituto, in via in corso 100 Cannoni numero 8 con l'ambulanza, perché mio marito non deambula. Arriviamo lì dove dobbiamo andare e c'è i soliti gradini da superare. Il montascale, ovvio, non funzionato. Ho i testimoni dell'autista dell'ambulanza e del suo assistente e sono veramente scocciata. Di questa, poi abbiamo avuto altri intoppi in questi uffici perché poi dovevamo tornare alle 11 ed eravamo in ritardo sempre a causa perché appunto non riuscivamo a superare questi gradini, abbiamo dovuto fare il giro dal cortile posteriore e con grave disagio di mio marito che ha ballato sulla sedia perché c'erano tutti delle pietre in questo cortile. Io altro non ho da dire né da commentare. Guardi, si commenta da solo la sua telefonata, grazie. Purtroppo. Grazie a lei. Si commenta da solo e questo è quello di cui parlavamo la settimana scorsa. Quanto lo Stato pretenda che il cittadino stia in ordine e se il cittadino non sta in ordine, diviene subito somministrata una multa, una sanzione. Però se lo Stato manca al suo ruolo, cioè quello di garantire determinati servizi, determinate cose, il cittadino non può fargli la multa. In più lo Stato è clamorosamente schierato, è schierato con le grandi compagnie, con i grandi poteri economici. Lo Stato non difende il cittadino, il singolo. Cioè io vengo martellato costantemente, regolarmente, da una compagnia telefonica che oggi non nomino, ma che nominerò prossimamente, che non è stata in grado di dare il suo servizio. Ho cercato di bloccarlo, ho fatto il cambiamento, sono passato a un'altra compagnia telefonica che mi ha messo il sistema internet, il wifi in casa. Però non sono riuscito ad eliminare 5 euro di scheda che dicono loro di avermi regalato. Questi 5 euro di scheda
che per circa 10 mesi mi chiedevano di pagare, io ho tentato in qualche modo, persino attraverso la mia banca, di bloccarlo e dire: ma non li voglio pagare, era una scheda che doveva essere ricaricabile, e invece no, non c'è uno scatto su quella scheda. Bene, ve lo racconto perché alla fine sono arrivati a 125 euro di credito, mi telefonano praticamente ogni singolo giorno e io non ho nessuno strumento, o devo spendere esattamente 100 euro per iscrivermi a qualche associazione, per fare ricorso, chiamare l'avvocato. Allora dico, perché lo Stato non proibisce a queste compagnie di fare queste, questo che si chiama un'appropriazione indebita, che ti ruba praticamente dal conto corrente anche solo 5 euro alla settimana, 5 euro al mese. In più, oltre a averteli rubati, dopo ti minaccia e si permette di mettere, di decidere quali interessi mettere, perché in un anno sarebbero 50 euro, ma se tu arrivi a 125 euro è perché tu, compagnia telefonica, ti sei anche arrogato il diritto di metterci degli interessi sopra, come se tu fossi la guardia di finanza, come se tu, compagnia telefonica, fossi. Questa cosa, se la moltiplichiamo per milioni e milioni di italiani, allora diventa un furto di dimensioni oceaniche. Cioè, se voi rubate una caramella al supermercato, vi arrestano. Ma se una grande compagnia telefonica ruba 5 euro a testa per milioni e milioni di italiani, non la resta nessuno. E non c'è nessuno che va a denunciare una compagnia telefonica per 5 euro al mese. Però poi 50 diventano 125. Qualcuno era arrivato a persino 900. Gli ho detto: mandatemi l'esercito, l'aviazione e l'artiglieria da montagna per venirmi a prendere questi soldi, perché mi difenderò, mi incatenerò piuttosto davanti al tribunale. Io mi chiedo se in tribunale c'è un istituto, qualcosa che qualcuno ha detto a indagare. Mi chiedo se il ministero che dovrebbe garantire i diritti di ognuno di noi ha una funzione. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, telefono da Alessandria. Prego. Volevo portare a conoscenza, io all'inizio del mese ho avuto bisogno di fare un'ecografia all'addome e al CUP regionale non mi ha prenotato né all'ospedale né all'ASL, mi ha detto di telefonare più avanti. Ho dovuto andare alla Casa della Salute, no? Spendere 60 euro e farlo privatamente. Questo è il Servizio Sanitario Nazionale, ci rende conto? Sì. No? Io sì. Dico, è possibile che non ci sia un magistrato che vada a mettere il dito dalla direzione generale dell'ospedale dell'ASL, perché questa storia del Covid ormai ha stancato un po' tutti, perché non è... No, primo, il sindaco, perché non si va da fare e prendere la forza di andare all'ospedale, all'ASL, a vedere? È una situazione grave, perché uno che è pensionato, che prende 700, 800 euro al mese, come fa a spendere 70, 80 per un esame? E in più mi dicono che anche le visite e gli interventi chirurgici non li fanno. Io non so, è una situazione tragica. Sì, è una situazione tragica e le promesse che questa situazione stia per finire, speriamo stavolta riescano a mantenerle. È una situazione tragica e dalla richiesta di ritornare a un'attività normale è talmente grande, c'è tanta gente che come lei, come tutti penso, ha bisogno di ricorrere alle cure normali, quelle che sono state fermate per 2 anni di Covid. Insomma, la richiesta è talmente ampia, talmente vasta, che gli ospedali non ce la fanno, allora devono rivolgersi, abbiamo visto le regioni
che si rivolgono anche agli istituti privati per fare questa cosa. Mio consiglio, per quel che mi riguarda, di attendere ancora una settimana, perché mi sembra che ci sia un accordo in corso per cercare di intervenire il prima possibile su queste che sono le lunghe liste d'attesa. Abbiamo ancora il mese di febbraio. Oltretutto ci sono tutte queste macchine che hanno, che sono ferme. Sì. Spesi milioni e sono macchine ferme. Sì, sì. Ma ce ne rendiamo conto, meno. Certo. Dico, possibile che nessun magistrato riesca a intervenire? Sì, lei sta nominando una parola, magistrato. I magistrati dovrebbero muoversi di proprio, forse se, non so come la legge italiana, non ho studiato giurisprudenza, però qualcosa dovrebbe partire direttamente dai tribunali e dagli uffici indagine. Va bene, la ringrazio per la telefonata, però in tutti questi casi mi informerò, forse cosa bisogna fare? Bisogna stabilire un gruppo WhatsApp, un gruppo internet e poi spedire 400 denunce, così finalmente si renderanno conto. Adesso ho visto questi ragazzi che si sono messi in un gruppo, se non sbaglio in Piemonte o in Lombardia, e che hanno costituito una specie di associazione dove comprano direttamente l'energia elettrica, e comprandola direttamente loro, però in 1000 o in 2000, riescono ad ottenere un prezzo molto più basso di quello che paghiamo noi col nostro fornitore di energia elettrica. E forse questo è il futuro, questo sarebbe il metodo giusto per utilizzare internet e le app, cioè mettersi d'accordo in tanti e fare un'azione, visto che la class action da noi l'hanno eliminata, hanno fatto una legge che è una ciofeca, che non ci assomiglia neanche a quelle che sono le class action americane o inglesi, allora forse esiste ancora questa possibilità di associarsi e mettersi d'accordo e combattere un nemico che sembra ci faccia rimbalzare come un muro di gomma, associarsi per magari inoltrare una denuncia tutti insieme. Sentiamo l'ultima telefonata, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. A proposito di furti, che lei citava, sì, di furti, una notizia che è passata un po' sotto traccia: il nuovo presidente della Corte Costituzionale, tal Giuliano Amato, ecco, questo è stato autore di un furto in una notte di mezza estate, se lei si ricorda, con i prelievi forzosi sui conti correnti che sono stati effettuati a lo 0,61% di qualche buco. Ecco, se non è un furto quello da parte dello Stato, non so io. Ma poi vede, è per questo che uno vorrebbe essere nazionalista e amare il proprio paese, ma noi che amiamo il nostro paese non possiamo far combaciare la parola Italia, paese, tricolore, tutte quelle cose che ci stanno, per cui dovremmo essere orgogliosi, con la parola amministratori, Stato. Questo è il grande problema del nostro popolo, che abbiamo uno Stato che praticamente è lì per imporci, per appropriarsi di tutto quello che può, per fare le leggi che vuole, anche retroattive, come quel famoso 0,61% da tutti i conti correnti degli italiani che fece Amato, che oggi è presidente della consulta di cos'è della Corte Costituzionale. Quindi che ci dobbiamo aspettare? Che gli italiani amino il proprio Stato? Difficile. Speriamo che nella prossima legislatura qualcosa cambi, cambino le leggi, ci possiamo eleggere veramente i politici che vogliamo noi e non quelli che ci calano i partiti. Grazie per l'attenzione, vi lascio al telegiornale, forse ci rivedremo nei prossimi giorni.